Raga, è una cosa incredibile, incredibile, incredibile. Era da giorni, era da due giorni che Ronaldo era praticamente fatta per essere, diciamo, un nuovo giocatore del Manchester City, quindi fare un vecchio tradimento alla sua vecchia squadra che era appunto il Manchester United. E guardate qui che sta succedendo. Guardate qui che sta succedendo, raga. Che sta succedendo? Ronaldo, è ufficialmente nelle prossime ore, farà le visite mediche, un giocatore del Manchester United. Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United, la squadra che, diciamo, l'ha lanciato di più delle altre perché è da lì che è diventato un campione. Da Lisbona che parte, va lì ovviamente, e lì diventa Cristiano Ronaldo. Ma è incredibile perché nelle ultime ore si parlava di Ronaldo al Manchester City, quindi, diciamo, non un tradimento perché comunque dopo anni comunque si smuove qualcosa, ma si parlava solamente di Ronaldo al Manchester City, al PSG. Comunque, spunta fuori notizia dell'ultima ora: Cristiano Ronaldo sarà un nuovo giocatore del Manchester United. Incredibile, veramente incredibile. Le cifre sono comunque importanti. È comunque una spesa importante per il Manchester United, che sta facendo. Comunque sottovalutata da molti, non ne parliamo in tanti di Manchester United, parliamo del City, parliamo del PSG, ma il Manchester United sta facendo un gran mercato e Cristiano Ronaldo comunque a 36 anni lo paga comunque una cifra importantissima, lo paga praticamente. Allora, alla Juventus vanno 25 più bonus praticamente per il cartellino di Cristiano Ronaldo e al giocatore, no, alla Juventus sì, 25 milioni all'incirca e al giocatore si parla di 25 milioni più bonus, qualcosa un pochino ridottivo, ma pochissimo, proprio tanto per dire. Allora, non è assolutamente un tradimento, perché comunque è da anni che non sta ormai al Manchester United, però comunque è una cosa che nessuno si aspettava, perché se mi venivano a dire un anno fa che Ronaldo sarebbe andato quest'anno al Manchester United, cioè comunque io non mi aspettavo il ritorno. Poi quando è venuta fuori la cosa del City, io ovvio che ci credevo, perché comunque è una cosa vera, comunque Ronaldo se ne deve andare dalla Juve, quindi c'era una destinazione. Però diciamo che Ronaldo non credo che, tipo, ovvio, cioè per me comunque lo United rimaneva un'occasione aperta, e anche il Real devo dire, e arriva l'ultima ora che Cristiano Ronaldo andrà al Manchester United, e ho sentito ora da Sky Sport che avevano intervistato Ronaldo che oggi è atterrato a Lisbona, e ovviamente gli hanno fatto subito la domanda, no? E Ronaldo risponde: tra un'ora saprete dove andrò. Tra poco più di un'ora saprete la mia prossima squadra. E infatti è così. Ronaldo sarà un giocatore del Manchester United e sarà un giocatore veramente importante per provare comunque a fare qualcosa in Champions, perché il Ronaldo è voluto partire anche per aumentare, diciamo, per aumentare addirittura il suo palmarès, già molto importante, però andando al Manchester United può alzare trofei, può alzare la Champions, si e quindi vedremo. Niente, raga, per questo video è tutto. Like, iscrizione, campanella, fatemi sapere cosa pensate qua sotto di Cristiano Ronaldo al Manchester United, non City, perché si parlava solo di questo. E quindi noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!